E bentornati e benvenuti su Go Italia. Alibaba e 40 ladroni. Let's go, vai. Una richiesta di aiuto da Murjana, la figlia di Alibaba, un commerciante ricchissimo. Che cosa vorrà mai la figlia di un famoso mercante? Chiede di incontrarla appena fuori Baghdad. Oh, mi hai presa per un idiota. Ci deve essere equilibrio nel mercato. È noto a ogni mercante rispettabile. Se mio padre lo sapesse. Murjana? Figlia di Alibaba? Chi lo chiede? Mi chiamo Basim. C'è giunta la vostra lettera allo studio. Ah, gli occulti, sì. Se avessi aspettato oltre, i dromedari sarebbero spuntate le ali sulle gobbe. Bando ai convenevoli. Vieni, il tempo fugge e noi lo inseguiremo. Un momento. Dove andiamo? A cercare mio padre. Sono pronto, andiamo. Ti seguo. Ho preparato i cavalli. Andiamo da Alibaba. Come hai fatto a trovarci? A Baghdad si sentono molte cose, specialmente se tuo padre conosce tutti i mercanti della città. Alibaba, nella lettera dicevi che si trova in pericolo. Non ho dubbi. Hai sentito parlare dei 40 ladroni? I famigerati banditi, guidati dal re dei ladroni. Secondo la leggenda, brandisce una spada di fuoco. I ragazzi con cui sono cresciuto non facevano che parlarne. Pensavo fosse solo una storia per bambini. Mio padre ha avuto a che fare con loro. Sebbene siano ladri, sono anche degli abili mercanti. Tuo padre li ha incontrati sul loro territorio? Un'idea terribile. Gli ho detto 1000 volte di non trattare con i ladri. Ma le mie parole si perdono nel vento. E questo è il risultato. Io che lavoro con gli occulti per sapere come sta. Devi amare molto tuo padre se hai assoldato un occulto come guardia. Noi viaggiamo insieme. E io sono a guardia delle sue carovane. Assicurarmi che stia bene è compito mio. E sono anche sua figlia. Vabbè. Questi ladroni non sono da prendere alla leggera. Tu mi assisterai in caso di bisogno. Sicuramente. Sicuramente. Osserveremo da lontano e quando succederà qualcosa, tu mi seguirai. Bene, agli ordini. Allora, questa è una missione che si può attivare solamente se avete preordinato il gioco oppure se la, diciamo, acquistate con i punti Ubisoft Connect. 60 punti in realtà, non tantissimo, però insomma, li dovete avere, per cui. Siamo vicini. Ok, scendiamo, scendiamo. Dobbiamo fa? Tu fa. Mi sembrava che c'era qualcosa. Mio padre. Certo, è morto un po' strano. Che maledica! Li smembrerò e li darò in pasto ai ratti. Calmati, Murjana. Un attimo, non c'è una lettera. Cosa ho scoperto molti dei segreti. Stammi dietro. Che Allah ti protegga. Ho capito. Io non vedo mio padre. Là, dobbiamo scendere laggiù, ora. Non dovevamo osservare da lontano. Che cosa vedi, amico mio? Vabbè dai, facciamoli fuori. Non sto più tempo. Ne va della vita di mio padre. Ho capito, li faccio fuori. Che perde tempo. Li faccio fuori, non ti preoccupare. Ma porca... Un attimo, mamma mia, quanta fretta. Un attimo, prima che muore questa. Attenzione. Oh, calma. Stai calmino.
Calmino, stai. Murjana. Sì, sono qui. È leggermente morto. Ma leggermente. No! Oh, io ci ho provato, eh. Lo accolga a sé. Grazie. Vabbè. Non credo che i ladroni fossero tutti qui. Ce ne saranno altri. Dobbiamo andare. Sì. Mio padre sarà sepolto e celebrato, come è giusto che sia. Raggiungimi a casa mia, vicino al bazar. Là ti ricompenserò per i tuoi servizi. Così? Cioè, subito la missione non dura da poco? Potremmo farla diversamente? Non credo. Questo insomma da leggere, composta attingendo la ricerca alla ricca tradizione letteraria indiana e persiana, raccolta di racconti popolari, Le mille e una notte, mette luce nella Baghdad del IX secolo. Rispetto del titolo, la prima stesura includeva circa 200 storie condite di vari riferimenti culturali all'epoca a fare da sfondo. Grandi città di Baghdad, Damasco, il califfo Harun al-Rashid e la vita nei bazar. Fare da cornice alla raccolta la celebre storia di Shahrazad, una donna intraprendente che si offre di sposare il re Shahryar. Il sovrano affronta il tradimento della mia moglie. Insomma, vabbè, adesso lo lascio un attimino, insomma, nessuno ha letto. Questa tenuta potrebbe accogliere 100 cammelli. Non credevo che trattare con dei ladri potesse fruttare tanto. Aiuto, ma possiamo passare? Sì. Oh Allah, assolvilo dai suoi peccati e concedigli il perdono. Sei una brava figlia. Lui sperava in una figlia diversa. Io volevo vedere il mondo, seguire il richiamo dell'avventura, lo stridore dell'acciaio, il mio cuore in battaglia. Lui avrebbe preferito una figlia desiderosa di una vita pacifica, diplomatica. Eppure, non ha mai smesso di volermi bene. Abbiamo discusso solo a proposito dei suoi affari con i 40 ladroni. È difficile resistere alle tentazioni di ricchezza, soprattutto quando si è avvezzi a una certa vita. È ciò che ho pensato io stessa. Ma c'è dell'altro. Guarda.
Ho trovato dei segni e note tra i suoi averi. Parlano di una caverna delle meraviglie piena di tesori. Voleva che realizzasse il mio desiderio di vedere il mondo. E sembra che i ladroni fossero la chiave della caverna. C'erano molte cose che ancora non sapevo di mio padre. Avrei potuto aiutarlo o pensare a un piano. A volte non riveliamo i nostri segreti, soprattutto alle persone più care. Il marchio dei ladroni. Sono ancora vivi. Significa che sei un bersaglio. Ora sanno dove ti trovi e ne arriveranno altri finché non giacerai morta. Aia. Non gli è bastato uccidere mio padre! Sono confusi. Se marchiamo le altre case, potrò fermare i ladroni prima che si prendano altre vite. Non lascerò che tocchino mio padre! Mai più! Antonio, va bene! Non dammi la mia madre! Va... Andrò io. Non voglio coinvolgere degli innocenti. Marcherò delle case vuote per disorientarli. Sicuro che saranno vuote, eh? Come facciamo a sapere se sono vuote, eh? Se sa. Uno qui. Ma va. Due. Tre. Contiamo, dai. Ancora un marchio. E in fretta. I ladroni potrebbero farsi vivi presto. L'ultimo. Questo dovrebbe confonderli. Li attenderò in un punto elevato. I ladroni saranno qui a momenti. Eccoli che arrivano. Eccoli, eccoli. Che significa? Io ho marchiato solo una casa. Perché ci sono più marchi? Questa casa. Oh. Tu? Sì, proprio sono tu. Tutte uguali. Dividete. Fermati dove sei. Trovate la casa giusta, presto. Ehi tu, fermo. Sì. Aspetta un po'. Occhio. Quanti stronzoni sono ancora? Ehi tu, halt! Spero che Murciana stia bene. Nice and easy, nice and easy. Occhio. Permesso. No, non sta bene qua. Vabbè però. Occhio. Arrivi a
Come appena in tempo? Oh, è stato velocissimo. Ho fatto una strage. Oh, sei glitchatina? Ok, abbiamo un attimo momento glitch. Si è glitchata un attimo la figlia di Alibaba. Vabbè, la glitchiamo? Che dite? Grazie. Danzavano bene e mi hanno messa in difficoltà. Sei ferita gravemente. Abbiamo altre preoccupazioni. Li ho ascoltati prima che mi trovassero. È stato il re dei ladroni a ordinare l'esecuzione di mio padre. E anche la mia. Che cosa può volere da te? Sa che io sono a conoscenza di quella loro caverna. Ha fatto uccidere mio padre. E ora tocca a me. Sa anche che se sopravvivo non avrà più un momento di pace. Ne l'avrò io, finché lui vivrà. Ha un debito di sangue con me. Allora gli daremo la caccia. No, non voglio che tu faccia altro. Devo ancora pagarti per i tuoi servizi. Non mi piace lasciare un incarico in sospeso. Parleremo di compensi quando sarà finita. Io verrò con te. No, lascia che ti preceda. Seppellisci tuo padre, poi raggiungimi. Aspetta. C'era questa tra le note di mio padre. Apriti, sesamo. Ah, una parola vedi? D'accesso. Forse conduce a ciò che mio padre cercava. Tesoro, tesoro, il ragazzi. Il cubo, la caverna. Grazie, occulto. Ci vedremo là. Ok, ci aspetta. Il tuo regno finirà presto, re dei ladroni. Ti troverò. Va, occulto. Ti raggiungerò quando mi sarò ripresa. E si riprenderà presto, spero. Quindi abbiamo un caso svelato, re dei ladroni. E andiamo subito a farlo. Few moments later. Non so bene la via, però attenzione. Yalla, yalla! Di qua non si va. Non vedi che me perdo. 2 hours later. Presumo che ci debba essere una porta, ma non so dov'è. Ok, eccolo qua. Dai, dai. 3 hours later. Siamo vicini, più o meno. Ancora un po' di metri. Vedo già la struttura. 1 eternity later. Non era questa? No. Torno dove tutto è iniziato. C'è un po' di fuori di stronzoni. Via, veloci. Ehi, un momento! Ehi, ma che... No, dai, è caduto così, pirla. Serve aiuto qui. Smembrerò. Pure, ma guardalo, non potevi passare. Ora una porta. Non sarà difficile trovarla.
Apriti, sesamo. Ah. Ha funzionato. Persino i Banu Musa sarebbero colpiti. Ora devo trovare il re dei ladroni. Come sempre rubare. Vabbè, in questo caso sono stati loro a rubare prima, quindi rubiamo a casa dei ladroni, diciamo così. E che dobbiamo fare? No, occhio, che qua è un casino. Uccidere, uccidere, uccidere come se non ci fosse un domani. Dammi la forza! Dammi la forza anche a me di sopportare questi maledetti. Ti prego! Eh? Chi è? No! E tu chi saresti? Infatti il nome dei re e dei ladri. Vuoi dirlo forte? Ma chi? Quanta robetta che c'è qua sotto? Scusi. Ehi! Salve. Vedi, che abbiamo fatto, no? Dobbiamo uccidere. Ah no, il ladrone di massi dobbiamo uccidere. Andiamo di là, tra poco. Ancora. Vai. Non vedo più nulla qua sotto. Saliamo sopra, non so. Boh. Immagino che... Non so, possiamo andare di qua. Ciao. Salve. Mi dispiace, ho perso tempo. Lui è... morto. Era solamente un grande inganno, fatto di trucchi e illusioni. Ci ha preso in giro. È servito a poco. Il debito è stato pagato. Ma non mi sento sollevata. Ecco, il compenso per i tuoi servizi. Che cosa farai ora? Mi unirò a una carovana per Samarcanda. Insieme a mio padre. Ho visto molte città e con lui ho condiviso le gioie della vita. Ma ora è morto. E non ho motivo di rimanere. Ciò che tuo padre si augurava per te si è avverato. È così. Ma a un prezzo troppo alto. Il mio viaggio prosegue senza di lui, ma un giorno ci rivedremo. Ti auguro ogni bene, Murjana. Forse un giorno lontano ci ritroveremo. Tu mi troverai, ma io dubito che saprò trovarti, uomo delle ombre. Addio, occulto. Signori, addio, questa Murjana. Missione è stata fatta guidi. In stile Go Italia molto 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 velocemente. E come sempre un saluto a tutti da Go Italia. Ciao.